L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Venga di me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Ed abitò in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsudis filii, a te Atto di affidamento al cuore immacolato di Maria, Regina della Polonia. Madre immacolata, Madre di Gesù e Madre mia, Maria Regina della Polonia, prendendo come esempio San Giovanni Paolo II, oggi ti dico, sono tutto tuo. Affido al tuo cuore immacolato me stesso e tutto ciò che sono, la mente, il cuore, la volontà, il corpo, l'anima, le emozioni, la memoria, le ferite, le debolezze, il mio passato sin dal concepimento, il presente e il futuro fino alla mia morte, ogni mio passo, azione, parole e pensieri. Affido al tuo cuore immacolato anche la mia famiglia e tutto ciò che possiedo. Ti affido le mie opere, preghiere e sofferenze.
Tu che sei la migliore delle madri, proteggi me e i miei cari da ogni male. Intercedi per le grazie necessarie della conversione e guarigione. Guidaci nel cammino della vita e fa di noi strumenti per costruire il regno di tuo Figlio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, da cui proviene ogni bene, la verità e la vita. Amen. Siccità. Raccolta.